e bentrovati a Restart 264. Matteo lavoro in regia, Lorenzo Capezzuoli anche qui con me. Buonasera e bentrovati ad Aurora e a tutti voi. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, grazie per seguirci anche quest'oggi. Che facciamo di Oggi sono tanti gli argomenti che andremo a trattare. Faremo un primo focus su quanto sta accadendo all'interno della coalizione di centrodestra e non solo. Lo facciamo con il nostro ospite che è tornato a trovarci, l'onorevole Luca Toccalini, segretario della Lega Giovani, nonché componente della settima commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Buonasera, onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, partiamo subito da un dilemma: federazione, partito unico. Sono settimane che sentiamo parlare di queste possibili, chiamiamole alleanze o comunque contenitori di tutte le forze di centrodestra, anche se, insomma, dipende da alcune sfaccettature. Verso cosa stiamo andando? Matteo Salvini preme per una federazione, Silvio Berlusconi invece vorrebbe il partito unico. Certo è che porte chiuse da parte di Giorgia Meloni a entrambe, mi sembra di aver capito. Ma innanzitutto facciamo una grande distinzione: il partito unico è una cosa e la federazione un'altra, come giustamente avete sottolineato anche voi. Partito unico significa presentarsi sotto un'unica identità a livello politico, alle elezioni amministrative, alle elezioni regionali o alle elezioni politiche ed europee, e non è assolutamente questo il nostro obiettivo. Consapevoli delle sottili differenze e delle identità che ogni partito ha all'interno del centrodestra, la Lega è diversa da Forza Italia ed è diversa, per esempio, da Fratelli d'Italia. E la federazione invece sarebbe un aggregato cosiddetto parlamentare che significherebbe unire i due gruppi attualmente più forti in Parlamento del centrodestra e al governo. Chiaramente per questo la Meloni non ci può stare, perché essendo all'opposizione, avendo fatto un'altra scelta, non potrebbe partecipare di fatto a un gruppo unico all'interno della Camera, all'interno del Senato. Però è chiaro ed evidente che darebbe ulteriore forza al centrodestra al governo, darebbe più potere contrattuale con il Presidente del Consiglio Draghi, e anche in ottica elezioni del Quirinale che ci saranno a febbraio del 2022, sicuramente il centrodestra sarebbe rafforzato. Noi su questo stiamo lavorando e siamo convinti che la strada sia quella giusta. Come diceva qualche ora fa Matteo Salvini, è chiaro che la porta è aperta anche a Brugnaro, a Toti, a tutti coloro che all'interno della sfera del centrodestra vogliono partecipare. Non precludiamo chiaramente l'ingresso a nessuno, però riteniamo che questa sia la strada assolutamente da percorrere nel più breve tempo possibile. E anche lei, Toccalini, dal punto di vista personale, è convinto che questa idea di federazione o di partito unico siano la strada giusta per una rinascita nel centrodestra più amalgamato, più omogeneo? Ma del partito unico assolutamente no, perché secondo me sono già stati fatti degli esperimenti in passato. Mi ricordo il Popolo della Libertà, per esempio, che poi ha visto 18 scissioni nell'arco di qualche settimana, e quindi di conseguenza è un esperimento che è fallito e non vedo perché potrebbe funzionare oggi. La federazione invece la vedo come una soluzione molto convincente, innanzitutto per dare anche un messaggio di distensione agli elettori di centrodestra che in questo momento sostengono il centrodestra di governo, ma soprattutto, come anticipavo prima, anche per avere maggior potere contrattuale all'interno di questa maggioranza abbastanza variegata, definiamola così. Allora, alcuni in questa idea di federazione o di partito allargato unico al centrodestra vedono anche un tentativo, forse una scelta di Forza Italia di quasi sciogliersi e di comunque non sopravvivere, diciamo così, alla uscita o almeno ai titoli di coda della vita politica di Silvio Berlusconi. Secondo lei questa è un'idea che è ronzata in più di un orecchio dei forzisti? E poi il ruolo di Berlusconi è effettivamente anche un po' quello di mangiagregari. Nel corso della sua carriera sono tante le persone che hanno cercato di stargli al fianco, magari un passo un po' più indietro, che hanno visto letteralmente sgretolarsi la loro esperienza politica dopo le varie scissioni. Ad esempio, tanto per ricordarne una, c'era Futuro e Libertà di Gianfranco Fini ai tempi del tandem Forza Italia, Alleanza Nazionale, oppure anche Angelino Alfano che con NCD non ha avuto particolare fortuna. È così, onorevole Toccalini? È così perché Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi è Forza Italia. È sempre stato difficile, sarà ancora più difficile ora trovare un successore di Silvio Berlusconi. Lo dico da militante di un partito diverso, ma consapevole che Silvio Berlusconi abbia fatto la storia di Forza Italia, avendola fondata e cresciuta in questi anni. Raccontavate bene la fine che hanno fatto chi ha provato a staccarsi per creare un proprio partito, da Fini, da Alfano, da Toti,
con percentuali da 0, a livello nazionale, quindi di conseguenza ecco, la vedo difficile che Forza Italia non possa accettare, una parte di Forza Italia non possa accettare questa soluzione, anche perché l'alternativa quale sarebbe? Andare con Brugnaro, andare con Toti, andare all'opposizione? Ecco, diciamo che il dibattito è giusto e sano che ci sia, però penso che poi alla fine la soluzione migliore per tutti sia appunto quella di formare questa federazione. Per tutti, meno che per la Meloni, ma onorevole, visto che vediamo appunto dai sondaggi che il partito di Fratelli d'Italia è in continua crescita, anzi potremmo dire che vi sta anche un po' con il fiato sul collo, sarebbe davvero la scelta migliore per il centrodestra pensare ad un contenitore unico che però tenga fuori il partito maggiormente in ascesa? Ma no, ma non è questa l'intenzione, è chiaro che Fratelli d'Italia sta crescendo secondo i sondaggi, poi per quanto mi riguarda, come nel 2018, i sondaggi che contano sono quelli a 2 settimane dal voto, anzi a 1 mese, perché 2 settimane prima non si può. Restiamo nelle norme di legge a 1 mese dalla data del voto, perché è lì che si vede appunto il lavoro che viene fatto appunto nei mesi precedenti o negli anni precedenti. Oggi la situazione politica è abbastanza complicata e abbastanza confusa, perché ovviamente alcuni cittadini capiscono e altri no cosa sta succedendo a livello nazionale, chi governa con chi non sta governando, chi fa opposizione, chi non fa opposizione. Diamo la possibilità di stabilizzarsi anche al contesto politico, anche perché poi da settembre, ricordiamolo, entriamo nel semestre bianco, a settembre inizieranno ad arrivare i primi soldi del Recovery Fund, quindi di conseguenza l'auspicio è quello che appunto questa ripartenza possa un pochino stabilizzare la politica. Io sono convinto che l'Italia abbia bisogno di stabilità. Noi stiamo facendo un enorme sacrificio a governare ancora una volta con il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto con il Partito Democratico, però lo abbiamo fatto, e se tornassimo indietro, sondaggio meno, rifaremmo questa scelta 100 volte, perché anche se riusciamo a portare a casa 2 proposte su 10, ecco, dall'opposizione quelle 2 proposte su 10 non le avremmo mai portate a casa. Ecco, a proposito della difficile convivenza con il Partito Democratico all'interno di questa maggioranza, il tema che adesso vi divide maggiormente è la proroga o meno dello stato di emergenza. Salvini ha detto scade a luglio ne parleremo, cosa che non è sembrata, almeno a me personalmente, mi corregga lei onorevole se sbaglio, una chiusura netta, cosa che invece è arrivata da parte della Meloni, secondo la quale non c'è più bisogno di questo strumento dei DPCM, visto che ormai è più di un anno che siamo alle prese con questa emergenza sanitaria, si potrebbe ritornare all'iter classico, insomma i passaggi in Parlamento, e mettere finalmente da parte questi DPCM. Qual è la posizione della Lega sulla proroga dello stato d'emergenza? È chiaro che vedendo i numeri, per fortuna oserei dire finalmente, sia morti che contagiati che vaccinati anche in crescita, lo stato d'emergenza oggi risulta abbastanza paradossale. Dobbiamo tenere in considerazione solo un fatto fondamentale e determinante su cui dobbiamo riflettere tutti, mettendo da parte il populismo e la becera campagna di opposizione giusto per prendere qualche voto, che è il discorso riguardante la struttura commissariale. È chiaro che la struttura commissariale rimane in piedi solo ed esclusivamente con lo stato d'emergenza. Per chi ci sta ascoltando, e per semplificarla ancora di più, struttura commissariale significa il generale Figliuolo. Significano le vaccinazioni, significa tutto il bellissimo percorso che dopo i disastri di Arcuri è stato messo in piedi e che sta finalmente dando delle risposte concrete ai cittadini con un grandissimo e alto numero di vaccinazioni. È chiaro che l'obiettivo è quello di sedersi a un tavolo, vedere se una struttura commissariale possa essere fatta e possa essere proseguita anche in un modo diverso, senza il rinnovo dello stato di emergenza, e questo però appunto verrà discusso poi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. È chiaro che non possiamo rimanere senza questa struttura che finalmente si sta ben comportando e sta dando tante risposte ai cittadini. Dopodiché finalmente i numeri sono ottimi, sono buoni, quindi sicuramente si può tornare da quel punto di vista anche a un livello parlamentare al di fuori di una situazione di emergenza. Di questo ne sono ampiamente convinto. Quindi, soltanto per essere chiaro e onorevole, da parte vostra non c'è un netto rifiuto all'opzione di una proroga dello stato di emergenza? Io sono contrario, lo dico sinceramente, con tutta onestà. Io mi aspetto che non venga rinnovato, ma che venga trovata una situazione tale per cui appunto si possa proseguire con una struttura commissariale. Ci sono gli strumenti per farlo. Abbiamo scoperto che quando si vuole fare una cosa in Italia con fatica la si può fare. Penso si possa trovare una soluzione anche in questo senso. Certo. Adesso arriviamo a un appuntamento importante, quello di domani alle 16, se non sbaglio, che Piazza a Roma. Della Bocca della Verità.
Esatto, a Piazza della Bocca della Verità la Lega ha organizzato una manifestazione al grido grazie all'Italia che ha resistito. Questa è una domanda un po', diciamo, a trabocchetto, onorevole, perché insomma è vero che i dati ci dicono che la situazione epidemiologica è in discesa, però insomma organizzare una manifestazione, quindi un assembramento per dire grazie agli italiani che si sono comportati bene, sembra un po' un controsenso, no? Ma è una manifestazione ovviamente autorizzata dal prefetto e contingentata sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista poi di tutte quelle norme che andranno rispettate, dal gel alle mani alla mascherina, chiaramente, che va tenuta visto che è ancora obbligatoria anche all'esterno, e sicuramente, come è stato fatto anche nei mesi scorsi davanti a Montecitorio con le tante proteste, a parte una piccolissima minoranza che non rispettava le norme e tutte le regole che sono state imposte dal governo, io sono convinto che domani sarà una bellissima giornata calda e afosa, viste soprattutto le previsioni del tempo che danno a Roma 40 gradi, però sono convinto che ci saranno innanzitutto tanti cittadini, qualcuno purtroppo dovremo anche farlo rimanere fuori, visto che la questura ci ha autorizzato dalle 2005 alle 3.000 persone presenti in Piazza Bocca della Verità, però finalmente diamo la possibilità ai cittadini di tornare in piazza, di toccare con mano finalmente la politica e vederla con i propri occhi, non davanti a un PC, davanti a un televisore, e questo penso sia un messaggio importante per la ripartenza, visto appunto, come dicevamo prima, i numeri che sono decisamente finalmente positivi dopo un anno e mezzo di grande sofferenza dei cittadini. Vi ritroverete a Roma per la prima volta dopo tanto tempo, Roma una delle ultime città in cui è stata sciolta la riserva a nome di tutto il centrodestra per i candidati. Prima di focalizzarci proprio sui nomi che sono stati scelti in queste settimane, onorevole Toccalini, per cercare di combattere, diciamo politicamente parlando, per poltrone di presidenti di regione e di primi cittadini, c'è una questione da evidenziare, ovvero che stavolta per questa tornata di amministrative il centrodestra unito ha deciso, piuttosto che schierare un frontman solo, di andare in tandem, oppure, come dire all'americana, ticket. E allora perché, onorevole, avete scelto questa idea americana del ticket di governo per le città o le regioni, piuttosto che presentare un singolo candidato? Una vera e propria novità, forse, dal punto di vista politico italiano? Sì, è una novità importante ed è un modello che, lo dico francamente, mi piace molto. Innanzitutto perché esula da quegli accordi elettorali che non piacciono ai cittadini, che fanno molto prima Repubblica, che vengono fatti solitamente dopo le elezioni guardando i numeri e non guardando la qualità delle persone. Basta che prendi un voto in più degli altri, allora io mi merito il vice sindaco, mi merito quattro assessori e mi merito il presidente del Consiglio. Vogliamo cambiare stile e far vedere ai cittadini che c'è una squadra già prima del voto amministrativo, indipendentemente da quanti voti prenderanno liste civiche e partiti, e questo penso sia appunto un messaggio importante. Chiaramente, prendendosi un po' più di tempo rispetto al solito, questo è noto a tutti, visto che ancora alcuni comuni non hanno ad oggi il candidato sindaco, però a differenza del PD e del Movimento 5 Stelle, mi riferisco al PD con le sue primarie con 38 candidati tendenzialmente in ogni comune e i vari articoli sui giornali con uno che insulta l'altro e l'altro che si insulta a sua volta da solo, o i 5 Stelle che ancora nebbiano un pochino nel buio, noi magari ci prendiamo qualche giorno in più, però poi quella candidatura è sacrosanta e si andrà in piazza con quelle persone senza cambiare il nome quattro volte. Quindi io auguro anche un in bocca al lupo al candidato sindaco di Roma Michetti, convinti che appunto anche in questa grandissima e bella città che è la capitale faremo un bel risultato che i cittadini si aspettano dopo 5 anni un po' disastrosi da parte del governo della Raggi. Ecco, come ha sottolineato anche lei, il centrodestra ha avuto bisogno di un po' di tempo per focalizzarsi sulla scelta per Roma, e invece manca ancora il nome per Milano, anche se secondo alcuni sondaggi chiunque sia alla fine il candidato del centrodestra darà del filo da torcere al primo cittadino uscente Beppe Sala. E a quando la decisione su Milano? La decisione su Milano, stando agli ultimi vertici, dovrebbe arrivare massimo metà settimana prossima, in modo tale che poi tutti i candidati e lo stesso sindaco possa iniziare a fare campagna elettorale nelle piazze, nei mercati, in città e non solo nei salotti, come Sala ha fatto tra l'altro negli ultimi 5 anni. Mancano solo in questo momento 3 città,
che sono Milano, Bologna e Napoli, dove la candidatura di Catello Maresca però sembra quella più indicata, io lo dico da milanese, è chiaro che pongo maggiore attenzione, con tutto il rispetto di tutte le altre città, alla mia Milano, perché diciamo che ci vuole un po' di cambiamento anche ideologico da un certo punto di vista. Va bene l'ambientalismo, ma non per questo bisogna fare piste ciclabili sulle rotonde, cosa che purtroppo abbiamo visto in questi mesi nella mia città. Però ecco, sono ottimista che il nome che sarà scelto appunto settimana prossima sarà un nome vincente, che darà del filo da torcere a Sala, e noi siamo pronti a spiegare ai cittadini non la Milano che vogliamo nei prossimi 5 anni, ma la Milano che vogliamo nei prossimi 30 anni, che è una città in grandissima evoluzione, e noi dobbiamo essere pronti a stabilire che città vogliamo davvero nei prossimi decenni. Sarà sempre un civico anche a Milano, e perché questa scelta quest'anno in particolare del centrodestra di non puntare su personalità prettamente del mondo politico? Ha fallito un po' la politica, sappiamo che comunque per quanto riguarda le amministrative, le regioni, i partiti vengono sempre dopo le persone, però almeno a Milano è sempre tra il tuo nome ci sarebbe Maurizio Lupi, ma anche Oscar De Montagnini, quello di Banca Mediolanum. Eppure, tra le altre cose, c'è anche un nome che sembrerebbe, secondo le indiscrezioni, essere molto caro a Matteo Salvini, che è quello, nonostante i tanti rifiuti già presentati, di Albertini. Ma un pochino per quello che diceva Aurora, la politica locale, la politica amministrativa non si basa sui partiti. Diciamo che quando vai a votare il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, il sindaco della città, non voti il partito, ma voti il programma, voti il progetto e voti la persona. E questo sicuramente è uno dei motivi che ci ha spinto a candidare persone civiche, persone però di qualità, di spessore, persone che hanno un percorso professionale importante, che chiaramente sostenute dalla politica avranno sicuramente meno difficoltà a governare i paesi. Detto questo, su Milano ancora qualche nome in ballo c'è, da De Montagnini, di Mediolanum, piuttosto che a Maurizio Lupi, che forse è l'unica figura più politica degli altri, essendo deputato da diverse legislature, e lo stesso Albertini, che noi ancora speriamo possa ripensarci, perché al di là dell'essere civico, ma soprattutto ha amministrato Milano ed è ricordato come uno dei migliori sindaci di Milano degli ultimi 30 anni, quindi noi siamo ancora a disposizione per sostenerlo, speriamo faccia un passo indietro per farne 10 avanti. Onorevole, le faccio una, come dire, una provocazione, diciamo così, la metto già, le faccio già spoiler su questa provocazione, perché per esempio per la Regione Calabria, per la presidenza della Regione Calabria, è stato presentato un tandem composto da Occhiuto e Spirlì, che sono due nomi vicini a Forza Italia. Uno è addirittura Occhiuto, il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, e poi c'è a Roma il tandem Michetti-Maroni. Spirlì è della Lega, però, è lo specifico. Chiedo scusa? Okay. Spirlì era il vicepresidente e oggi è il presidente della Lega, sì, di fatto. Sì, governatore interim dopo la scomparsa di Iole Santelli. Eppure c'è comunque Occhiuto da una parte, Michetti e Matone dall'altra, che sono comunque tutti nomi in ottica più forzista che leghista o meloniani, definiamoli così. Non è che c'è la possibilità che allora la Lega abbia deciso quasi, come dire, di contrattare la scelta ai forzisti di questi nomi per queste due piazze e di tenere magari una corsia preferenziale, un voto superiore, un peso superiore nella scelta del candidato milanese? Onorevole, non la sentiamo più però. Stiamo avendo eccomi, scusate. Prego, onorevole. No, dicevo, è chiaro che le scelte che vengono fatte non in base al partito, ma in base poi alla persona migliore che in quel momento quel territorio può esprimere. Questo è stato fatto su Roma, è stato fatto anche in Calabria con una figura forte come quella di Roberto Occhiuto, e verrà fatto chiaramente anche su Milano. Poi che sia vicino alla Meloni, che sia vicino a Salvini, che sia vicino a Berlusconi, ci interessa meno, anche perché più il candidato è forte, più è alta la possibilità di vincere. Quindi mettiamo da parte da questo punto di vista la bandiera politica e diamo invece un po' più peso al nome e alla capacità delle persone. Onorevole, tra le varie città, che quelle magari un po' più grandi, che andranno al voto quest'autunno, tra Bologna, Milano, Napoli, Torino e Roma, in quale secondo lei il centrodestra ha più possibilità di spuntarla? Ma sicuramente su Roma la partita non è aperta, ma è apertissima. Bisogna ancora capire quanti candidati presenterà il centrosinistra. Ad oggi credo siamo a 3 o 4, vedremo se si divideranno ancora di più. Poi chiaramente anche nelle altre città la situazione non è facile, non è una vittoria scontata, dobbiamo competere in tutte. Sicuramente su Milano c'è una buona partita da giocare, su Bologna è sicuramente un po' più difficile, su Napoli invece io la vedo positivamente, visto che abbiamo
candidato appunto ad oggi Catello Maresca, ma penso che verrà confermato il suo nome, che è una persona di grande professionalità, di grande spessore, un grande magistrato antimafia che sicuramente darà un grande contributo per una delle città più belle del mondo, che merita rispetto, merita ordine e merita soprattutto presenza nelle periferie, cosa che in questi anni, ahimè, si è vista poco. E non temete a Napoli, mi perdoni, l'alleanza, l'unica in questo caso che si è conclusa tra il Movimento 5 Stelle e il PD? No, perché poi le alleanze possono nascere, possono morire, ma quello che conta, ne sono convinto, è il progetto, sono le idee e sono le idee della città dei prossimi anni. Ecco, un'alleanza può nascere anche fortissima, ma poi rivelarsi molto debole all'interno delle urne perché non ha un progetto e non ha un'idea. Quindi andiamo a giocarci una partita importante, consapevoli delle difficoltà, ma anche convinti che appunto si possa vincere con impegno, con passione e con idee. Onorevole, a proposito dell'alleanza del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle, diamo uno sguardo anche a quanto accaduto nelle scorse settimane fra la Lega e il PD, perché effettivamente sono settimane che il vostro leader Matteo Salvini veramente spara a zero sia sul segretario Enrico Letta che sui Dem. Però c'è, a parte da segnalare che siete comunque a sostegno della stessa maggioranza, però l'altra questione è questa: il Partito Democratico, nonostante le bordate del segretario Del Carroccio, continua a guadagnare consenso. Non c'è la sensazione che forse tutto questo sparare a zero da parte di Salvini sia quasi un autogol? Ma no, guadagna consenso Letta perché sta facendo il primo uomo di sinistra alla guida del PD dopo 5 anni, di fatto, perché quando si parla di Ius Soli, quando si parla di apertura dei confini per tutti, quando si lanciano messaggi come quello appunto del voto ai sedicenni e quant'altro, è chiaro che l'obiettivo è strettamente politico, di rivolgersi al proprio elettorato, cosa che il centro-sinistra negli ultimi anni si era completamente dimenticato di fare. Quindi che sia uno 0-1, uno 0-2, uno 0-3 in più è secondo me dettato esattamente da questo motivo. Poi dopodiché è chiaro che Matteo Salvini risponde ai costanti attacchi che vengono fatti dal centro-sinistra. Preferiremmo investire tutto il nostro tempo disponibile a lavorare per il paese e ogni tanto purtroppo dobbiamo perdere quei 5-10 minuti per rispondere a delle scempiaggini che ci vengono attribuite o per delle accuse che non stanno né in cielo né in terra da parte di Letta e da parte dei parlamentari del Partito Democratico. E per concludere, onorevole, visto che lei appunto è segretario della Lega Giovani, fa parte della commissione istruzione, un altro tema che ha fatto piovere un po' di polemiche proprio sul leader Del Carroccio è la questione dei lavoratori stagionali che per quest'estate pare siano, non si trovino ragazzi, perché questo almeno è quanto emerge dai vari racconti. Preferiscono le persone mantenere il reddito di cittadinanza piuttosto che accettare un lavoro sottopagato, si parla appunto di 600 euro. Salvini ha dichiarato che si dovrebbe rinunciare al reddito di cittadinanza e fare appunto sottoporsi a questo, mi permetta di dire, un po' sfruttamento. Lei è d'accordo? Ma questo è sicuramente un problema da tenere in considerazione. Quando, e questo me lo dicevano anche ieri alcuni tassisti che sentono parlare i cittadini e i ragazzi, anche le ragazze che salgono su un taxi spesso, e mi dicevano tranquillamente che è chiaro che quando ti offrono 800 euro al mese per lavorare 12 ore al giorno e tu ne percepisci 780 stando a casa sul divano, chiaramente scegli purtroppo la seconda ipotesi, stare a casa sul divano con 780 euro pagati dallo Stato italiano. Noi avevamo chiesto per questo motivo una norma importante all'interno del reddito cittadinanza, ovvero la perdita nel caso in cui si rifiuti un'offerta di lavoro, perché io sono convinto che se una persona ha bisogno di lavorare è disposta a fare qualsiasi tipologia di lavoro, chiaramente in base anche alla propria fisicità. Se ci sono delle persone che evidentemente non possono fare per salute degli sforzi fisici, non possono andare a fare il tornitore o un altro tipo di lavoro. Però in questo caso stiamo parlando di tantissimi giovani che meritano innanzitutto rispetto, perché è vero che sono l'estrema minoranza, ma c'è qualche imprenditore che se ne approfitta pagando pochissimo i nostri ragazzi e sfruttandoli per ore e ore e ore costantemente. Dall'altra parte però c'è una legge che evidentemente ha dimostrato di non funzionare, lo vediamo con i costanti arresti o con le costanti truffe che ci sono in merito al reddito di cittadinanza, e che merita sicuramente una revisione, anche perché in un paese che ha bisogno di ripartire, ha bisogno di posti di lavoro, e questi posti di lavoro ci sono, noi dobbiamo dare la possibilità, con una giusta retribuzione e con conseguenza una giusta tassazione alle aziende, in modo tale che possano dare qualche euro in più a questi ragazzi,
per fare ripartire il nostro paese. Quindi il problema è la tassazione in sé. Assolutamente, tutto secondo me si ripropone a quello, perché è facile dire alle aziende pagate di più giovani, però bisogna abbassargli le tasse. Io sono convinto che se abbassiamo le tasse alle aziende, di conseguenza loro alzano gli stipendi ai nostri ragazzi, quindi i soldi vanno in circolo, girano e l'economia può tornare a volare. Però c'è bisogno di un sacrificio, c'è bisogno di una rivoluzione, che è quella appunto di abbassare finalmente una volta per tutte la contribuzione che le aziende devono sopportare purtroppo ogni anno. Onorevole, allora, visto che siamo proprio agli sgoccioli, cambiamo argomento. Parliamo di nazionale, dove può arrivare l'Italia? Dai. No, non voglio gufare. Stiamo giocando bene, ma non voglio gufare. Speriamo sia lungo questo percorso e speriamo di arrivare a Londra o a Budapest, perché ancora anche in questo caso non si è capito dove si gioca sta maledetta finale. Però speriamo in qualsiasi caso di prendere un altro aereo e di viaggiare in qualche paese europeo. Io che speravo di sentire dalla voce di un leghista l'urlo Forza Italia, devo rimanere deluso. No, Forza Italia in questo momento politico è complicato, ecco. Onorevole, grazie per la sua disponibilità, anche per la sua simpatia. Grazie a Luca Toccalini, a segretario della Lega Giovani e componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Alla prossima, buona grazie, serata. Grazie, a presto. Bene. Io invece scappo, perché tra 30 minuti arriva il TG di Cusano Italia TV e vi lascio nelle sapiente mani di Aurora Vena. A tra poco.